Quest'anno abbiamo fatto un cambiamento, un'evoluzione da come facevamo prima, nelle varie edizioni precedenti. Non c'è più stata solamente una semplice selezione delle sceneggiature e poi una giuria valutava le sceneggiature selezionate, bensì c'è stata una fase di tutoraggio grazie ad Antonello Rinaldi, Silvia Napolitano e Massimo Gaudioso, che purtroppo non sono presenti, e quindi poi successivamente c'è stata la giuria che ha quindi potuto leggere speriamo, un prodotto ovviamente migliorato e con l'aiuto di sceneggiatori molto importanti, insomma. Io lascio la parola a Mattia che ha curato questo progetto da un paio d'anni e quindi lui poi dopo vi spiega magari nel dettaglio meglio com'è andata questa esperienza. Hai detto grosso modo tutto tu. Beh, gli anni scorsi, facciamo un piccolo excursus, gli anni scorsi eravamo noi staff del Lago Film Fest a curare una preselezione, a far avere una rosa di 8-9 sceneggiature ai giurati. Quest'anno c'è stato il prezioso aiuto dei tutor che hai menzionato da poco. Ognuno di loro si è accollato un terzo delle sceneggiature arrivate, peraltro c'è stato un concorso massivo e anche di questo siamo soddisfatti. E mi sembra che anche la giuria sia molto soddisfatta del risultato. Il dibattito tra giurati ha posto l'accento sulla resa di questo lavoro di tutoraggio davvero ottimale, davvero soddisfacente. Quindi siamo soddisfatti di questo riassetto del meccanismo. E forse siamo arrivati anche a questo, visto che l'anno scorso non eravamo riusciti ad assegnare il premio. Ecco perché anche quest'anno il premio è di 2000 euro, mentre l'anno scorso era solo di 1000, proprio perché l'anno scorso non siamo riusciti a darlo e quindi si è, diciamo, accumulato. Ricordiamo peraltro finalizzati all'effettiva realizzazione del corso che l'anno prossimo, la cui proiezione l'anno prossimo ospiteremo. Detto questo, che aggiungere? Lasciamo la parola ad Antonello e Antonello e Manlio. Oh, Manlio. li facciamo presentare loro prima? Facciamo passare il microfono. Vabbè, vi chiedo di presentarvi voi come, insomma, come persone e anche con la vostra sceneggiatura, perché soprattutto Manlio vi conosce solamente come titolo di sceneggiatura. Buonasera a tutti, io sono Federico De Musso. Insieme a Gabriele Galligani abbiamo scritto Instant Kidnap, che è una sceneggiatura che parla di un sequestro di persona. Così, no? Buonasera, mi chiamo Orso Tosco e ho presentato una sceneggiatura che si chiama Monsieur Facture, che è la storia di un pensionato parigino, solo, miserabile, alcolista, che improvvisamente, senza nessuna ragione, si ritrova a condividere il proprio alloggio popolare con Dio, una reincarnazione di Dio molto simile a lui, altrettanto alcolista, tabagista, e che tentando di aiutarlo gli complica l'esistenza, che già di per sé era deplorevole. Buonasera, sono Francesco Rizzo e la mia sceneggiatura si chiama Io, mia nonna è Roberto e praticamente parla di un ragazzo a cui fregano le ceneri della nonna che aveva nello zaino e un po' tutta la vicenda che ne viene dopo. Buonasera, mi chiamo Claudia Cottafava, il mio corto si chiama Il Colloquio e parla di questo titolare molto arrogante che si ritrova a licenziare un suo dipendente per un futile motivo e da qui inizia una selezione basata molto sui pregiudizi di questo titolare con un risultato a sorpresa. Buonasera, mi chiamo Ernesto Giuntini, ho presentato la sceneggiatura al 32° canto, che parla di questo truffatore che indossa delle maschere fondamentalmente per truffare vari abitanti di condomini in serie e poi un giorno alla sua porta, cioè alla porta apre una persona che lui assolutamente non si aspetta e questo cambia la sua visione delle cose, della sua vita in generale. Buonasera, sono Nicola Lucchi, ho presentato la sceneggiatura dal titolo I sopravvissuti, che tratta di un incontro tra due anziani che non si vedevano da circa 50 anni,
e che hanno passato una vita a rincorrersi perché hanno un po' un conto in sospeso. Buonasera, mi chiamo Milena Catalano, ho presentato la sceneggiatura dal titolo Guerrilla Gardening, che parla di un ragazzo che si incanta sui particolari della vita e che è in una squadra, una sorta di comando sparamilitare di guerrilla gardening, appunto, e sarà un'esperienza in questo guerrilla gardening a farlo uscire un po' da se stesso, da questo suo incantarsi sui particolari della vita. Buonasera, sono Tommaso Sacchini, ho scritto il professore che poi è diventato il rappresentante, ho cambiato mestiere. Il tema tratta della classica voce narrante che sentiamo nei film, con la differenza che il protagonista la sente. Detto questo, è il modo in cui affronterà questa cosa, che può essere presa sia come un problema che come un punto di forza, magari. Appunto, ho cercato di fare leva sul punto di vista di come possiamo prendere una cosa che può diventare un difetto, un vantaggio a seconda di come la usiamo, insomma. Grazie. Manlio Piva, non ho scritto una sceneggiatura per il concorso di quest'anno, ma magari mi occupo più che altro di parlare dei film quando poi escono nelle sale, e anche mi diverto in questi anni al Lago a dare una mano, appunto, a selezionare i vincitori. Facciamo questa piccola presentazione. Sì, così chi non ci conosce, insomma. Buonasera, io sono Antonello Rinaldi e quest'anno, invece di partecipare alla giuria e quindi alla valutazione dei corti che erano in concorso, mi sono occupato di una prima selezione e poi di aiutare tre degli autori che avevo scelto a cercare di migliorare un po', secondo dare dei suggerimenti, dei consigli, che poi non so se sono serviti o meno, poi sentiremo. Io ho selezionato loro due, i loro lavori più che loro due, e il terzo che manca, e basta. Detto questo, a proposito del concorso di quest'anno, possiamo dire che delle 87 sceneggiature che sono arrivate, le abbiamo divise in tre, io ne ho lette 29, e rispetto all'edizione dell'anno scorso devo dire che c'è stato un grosso miglioramento. Insomma, noi siamo molto soddisfatti, tanto che l'anno scorso non siamo riusciti ad assegnare il premio, perché rispetto alle edizioni precedenti, anche l'anno scorso c'era una novità, che era quella di un tema che le sceneggiature dovevano in qualche modo rispettare, che è una frase, lo era l'anno scorso e lo è anche quest'anno, una frase di Rodolfo Sonego. Le sceneggiature dell'anno scorso non hanno molto tenuto in considerazione questa indicazione, questo tema, e questa è una delle ragioni per cui alla fine la giuria, che era una unica, no? Non ha assegnato il premio. Anche per quello che è successo l'anno scorso, abbiamo deciso quest'anno di cambiare formula e di fare una selezione, come vi ho detto, fatta da tre sceneggiatori, insomma, che si occupano di questo normalmente, e poi di cercare di dare delle indicazioni, ognuno, no? per rientrare un po' di più in tema, che anche quest'anno il tema è stato a volte sfiorato, a volte preso in pieno, ma insomma, forse c'è stato bisogno di qualche aggiustamento. E vediamo com'è andato questo esperimento, perché io, rispetto all'edizione l'anno scorso, mi sono molto divertito, molto di più, anche se è stato sempre faticoso, perché il tempo è poco, bisogna fare sempre tutto di corsa, con poi tutti gli altri impegni che ognuno di noi ha, quindi se ci fosse stato più tempo magari si poteva lavorare in una maniera più approfondita, però vedremo negli anni prossimi di guadagnare un po' di tempo per avere più spazio, insomma, per questo. Mi piacerebbe sapere da voi come avete preso le indicazioni, i suggerimenti, i consigli che vi sono stati dati, se vi siete ritrovati, se li avete rispettati o no, se vi hanno aperto un po' fatto venire qualche idea nuova, oppure se non vi sono serviti, cioè, questo mi piacerebbe sapere.
lascio la domanda in sospeso, così ci pensano un attimo, e magari do altre, un altro paio di indicazioni a quello che già finora è stato emerso. Mentre appunto Antonello e gli altri due sceneggiatori facevano parte di questa, avevano selezionato questo gran numero di sceneggiature, e io invece ho visto solo quelle finaliste, e devo dire che insieme agli altri della giuria che hanno visto solo le, letto solo le ultime nove, abbiamo subito riscontrato, e io per primo, visto che da qualche anno, come avete saputo, che sono in questa giuria, una decisivamente una qualità superiore delle sceneggiature. E questo lo dico anche perché banalmente a volte ci sono delle cose che non vengono tanto prese in considerazione, che però per uno che legge, come dire, possono essere anche un po' fastidiose. Per esempio, gli anni scorsi capitavano sceneggiature con tanti refusi, con qualche errore di sintassi, eccetera, che insomma infastidiva un po', ecco, chi doveva leggere queste cose. Per cui era anche, è anche stato già questo, che tutte fossero scritte bene, con una immaginazione corretta e così via, già era un primo colpo d'occhio interessante. E poi devo dire che appunto anche la vicinanza al tema è stata maggiore rispetto a quella dell'anno scorso, e in questo senso mi sembra anche giusto ricordare qual era il tema di quest'anno. Io mi sono imparato qui la frase di Sonego di quest'anno, anche perché mi piace leggerla, perché credo che per quelli come me, o comunque tutti quelli che hanno nel loro curriculum lo studio del cinema, e del cinema italiano in particolare, questa è la frase che in qualche maniera ha segnato, anche dal punto di vista critico, proprio la prima frase che uno si ricorda rispetto alla cosiddetta commedia italiana. Sintetizza proprio, sì, sintetizza il lavoro di Rodolfo in maniera significativa, e poi diciamo che sintetizza il 90% dei film della commedia italiana, sostanzialmente, come tipo di soggetto. E la frase appunto in questione era questa: la mia regola, dice Sonego, è sempre la stessa: raccontare piccoli uomini che hanno grandi avventure. E anche il tema è sempre quello, l'arte di arrangiarsi, la comica tragedia dell'italiano qualunque, vigliacco quanto basta, eppure a volte capace di grandi gesti. Ecco, da questa frase abbiamo chiesto ai sceneggiatori di partire per darci un loro soggetto e quindi svilupparlo. Ecco, quindi adesso passerei veramente la parola a loro per dirci come si sono trovati in questa, in questi paletti che abbiamo posto, insomma, e poi anche il tipo di lavoro fatto, tra l'altro con sceneggiatori del calibro di Antonello, di Gaudioso, eccetera, insomma. Prego. Comincio io, immagino, sì, volontario. Vicino. Non è proprio possibile far diversamente. D'accordo. Allora, la frase iniziale per me è stato, diciamo, un vantaggio, perché comunque si può... No, è stata una frase che mi ha aiutato, nel senso che sono stato incanalato molto su quello che dovevo scrivere. E, un minimo, se mi fanno scegliere tra 100 penne, ci sto un po' a pensare. Se devo sceglierne tra 3... riesco a, insomma, a essere più veloce, più razionale. A parte questo, poi è stato difficile comunque, perché quando si comincia almeno a scrivere una storia, per me prende dei risvolti che non si sospetta, e quindi era anche un modo per ritornare sempre lungo i binari. E è stato prezioso l'aiuto di Antonello, perché sono un principiante assoluto in sceneggiature, e mi ha dato delle imbeccate che ho sia condiviso, in altri sensi ho avuto difficoltà ad ascoltare, a sviluppare, non perché non li condividevo, ma perché non li sentivo nascere. Ora non so se è un discorso un po' astratto, però è come se, almeno quando si scrive, immagino che una parte è decisione nostra, una parte ci arriva, come un riflesso, no? E li sentivo difficili, che li sforzavo, e quindi non... In altre cose invece sì, mi sono serviti tantissimo, e ho potuto arricchire molte cose. E poi dovrò fare una domanda diretta, perché sull'arte di scorciare i dialoghi, perché questo sono un po' prolisso. Comunque, ecco quanto, grazie. Allora, a me è stato molto utile per me l'aiuto di Antonello, in due cose soprattutto.
Innanzitutto il finale, che ora non so se è un mio problema, ma non riesco mai a rendere il finale efficace come vorrei che fosse, come lo immagino, poi non riesco. E quindi mi serviva quell'elemento che rendesse il mio personaggio capace di grandi gesti. E in questo mi ha aiutato molto Antonello, mi ha suggerito di aggiungere una scena che appunto rendesse più efficace la sceneggiatura. E poi è stato anche molto utile perché avevo definito molto bene il mio personaggio, ma non gli altri personaggi, quelli di contorno. Quindi è stato molto importante immaginare i personaggi del Guerrilla Gardening, appunto, in modo che riflettessero meglio Giorgio e rendessero Giorgio il protagonista, appunto, e rendessero più forte l'organizzazione, quindi che dessero più azione alla sceneggiatura. Io quando ho letto la dichiarazione, la citazione di Sonego, ho pensato subito appunto alla commedia all'italiana, e la prima idea è stata quella di buttare giù una commedia. In realtà poi ho messo subito via il pensiero, ho detto no, perché per forza una commedia, e ho optato invece per un film, per una scena, una storia piuttosto drammatica, abbastanza forte. E per quanto riguarda il mio punto di riferimento era Gaudioso, e lui mi ha scritto in realtà dicendomi che la sceneggiatura gli era piaciuta molto e che non vedeva grossi cambiamenti. Mi ha semplicemente detto di riflettere se volevo un vero e proprio colpo di scena finale o meno, perché lui diceva, insomma, mi ha detto che non sa se era per una sua deformazione professionale, ma arrivato a metà sceneggiatura ha iniziato a intuire come forse poteva andare a finire. Di conseguenza ho lavorato semplicemente per sottrazione, diciamo, ho smussato alcuni dialoghi e quello che è venuto fuori è l'ultima versione, insomma. Dunque, la traccia io l'ho trovata francamente molto, molto libera, nel senso comunque consentiva di sviluppare delle trame e dei personaggi che non per forza erano schematizzati nel prototipo sordiano, chiaramente riferito a Sonico. Quindi mi ci sono trovato bene, onestamente, anche perché, voglio dire, non è che per forza facendo lo sceneggiatore uno può scrivere ciò che vuole. Spesso e volentieri deve rispettare una traccia, quindi quindi ti deve piacere, voglio dire, e in questo caso è andato anche bene. Anch'io ero con Massimo e mi ha dato un consiglio fondamentale in realtà, ovvero che potevo sfoltire la macchinosità del finale, che comunque poteva essere efficace lo stesso, ma che magari poi, giustamente pensando in un'ottica di lavorazione futura della sceneggiatura per farne un girato, è chiaro che magari poteva risultare macchinoso, e mi è servito molto, perché è il classico esempio del mistero dei sistemi complessi, insomma, che uno a scriverlo magari ha tutto chiaro in mente, poi magari a vederlo da fuori è un sistema complesso e uno non lo capisce, quindi mi è servito molto in realtà, perché talmente tanto che era fondamentale questo consiglio che ho addirittura cambiato tutto il finale, quindi mi ha aiutato molto, cioè. Allora, io invece a me è successo il contrario. Io la storia l'avevo già e l'avevo in mente da 2 anni, non avevo mai scritto niente, poi spinta dai miei amici l'ho scritta e dopo mi hanno detto ma prova a cercare qualche concorso, e ho trovato appunto questo, e quando ho letto appunto quello che cercavano ho pensato che il mio protagonista andava benissimo per la storia, quindi è stata proprio una fortuna. E per quanto riguarda l'aiuto, io avevo Silvia, carinissima, e la cosa che mi ha fatto più piacere è che comunque sinceramente a me mi ha detto che non dovevo cambiare niente,
L'unica cosa che mi ha detto è che appunto, mancando di esperienza, il formato non andava assolutamente bene e quindi mi ha corretto il finale, cioè non il finale, mi ha corretto appunto questo e mi ha detto solo un attimo di leggere ad alta voce il copione, perché comunque ti fa capire effettivamente dove c'è qualcosa da tagliare. Essendo il mio protagonista un uomo che fa un lungo dialogo, lei mi ha detto leggi in modo questo dialogo perché vedrai che capisci dove devi togliere. Infatti dopo gliel'ho rimandata e quindi mi è andata bene, ecco. Anch'io ero con Silvia e anch'io mi sono trovato molto molto bene, ci siamo scritti molto e ho visto come la sceneggiatura si arricchiva piano piano. Cioè io sono uno che quando fa una cosa, quando c'ha la sceneggiatura, la cosa lì, prima che la tocca ce ne vuole. E sentendo i suoi consigli mi sono messo lì, l'ho riletta e mi sono accorto che forse ero un deficiente a non accogliere dei consigli che tante persone mi hanno fatto altre volte. E mi sono messo lì, ci ho lavorato e mi sono accorto che le cose venivano fuori meglio. Lei mi ha dato molti consigli anche sul finale, su come far quadrare tutte le cose. Io che poi magari cercavo quel colpo particolare, no? E riscrivendolo, rifacendolo anche nelle battute, mi sono accorto come diventava migliore in tante parti. E in questo mi sono ricreduto io, per come sono fatto. E poi riguardo alla frase, mi è piaciuta molto e mi ha stimolato molto. E io tendenzialmente da poco mi sto rivedendo tutti i classici della commedia all'italiana e prima magari li tenevi sempre un po' lì e vabbè, so classici, so commedia all'italiana, so così. Però rivedendoli oggi, ma nel giro veramente di pochi mesi, sto vedendo come fare commedia e farla in quella maniera sia di una intelligenza, di una difficoltà al di fuori dell'ordinario, soprattutto guardando le commedie che si fa oggi. Ecco, riuscire a non essere volgari, riuscire a veramente creare situazioni grottesche, situazioni che facciano ridere la gente in un modo intelligente è veramente importante e è difficile, bisogna lavorarci. E mi è venuto in mente rivedendo questo periodo e rivedendo questi film e ripensando anche a questa frase, come tante volte oggi per esempio si fa commedia cercando la battuta, no? E è un consiglio che mi hanno dato tanto tempo fa, cioè una cosa che fa ridere in maniera intelligente è che il personaggio che fa ridere ci crede in quello che fa, ci crede che sta facendo una cretinata, ma lui lo fa convinto. E questa è la chiave con cui mi sono accorto e ho rivisto tante cose e mi sono accorto che miglioravano, non cercare la battuta ma cercare il personaggio che rende ridicola la cosa, cioè ridicola, vabbè. Secondo me la frase di Sonego è sacrosanta, ma non solo per la commedia all'italiana e non solo per gli italiani in generale. Poi io personalmente penso che gli uomini posti davanti a certe cose siano tutti piccoli. Anche il protagonista dell'Ulisse di Joyce è un piccolo uomo, solo che è espanso in una certa maniera. In particolare quello che io ho proposto riguarda un personaggio che io ho definito miserabile, ma senza offese. Io nella vita sono circondati da personaggi gloriosamente miserabili. Secondo me sono le persone che si mettono più a nudo, anche in maniera involontaria, come diceva lui. Quindi sono anche quelle più adatte a far parte di una commedia. E per quanto riguarda l'aiuto del tutor, devo fare come spesso la figura del fesso, nel senso che
non sono riuscito a tenerlo per colpe mie, nel senso che pensavo che la mia risposta fosse arrivata anche a Silvia Napolitano, non è arrivata, e quindi il tempo è passato, io sto facendo, ero molto impegnato con un altro lavoro, e per fortuna tempo fa avevo vinto una borsa di studio per una scuola che riguarda la sceneggiatura, quindi avevo chiesto anche una mano ai miei tra virgolette colleghi e professori, quindi qualche dritta mi è arrivata. Mi è piaciuto molto non poterne usufruire, però non posso colpevolizzare nessuno tranne me, quindi mea culpa, è andata così. La frase di Sonego ha aiutato molto il nostro lavoro, perché avevamo già in mente più o meno quale dovesse essere la storia, però poteva svilupparsi in maniera infinita, invece in questa maniera ci sono stati i confini che le hanno dovuto dare un certo aspetto, diciamo, anche perché non volevamo fare una commedia, volevamo un attimo distaccarci dal genere proposto da Sonego e cercare comunque di rispettare quello che diceva. Quindi è stata una cosa molto, un'esperienza, diciamo, anche formativa nella scrittura, molto utile, diciamo. E invece il contributo di Massimo, anche noi siamo stati selezionati da Massimo, è stato fondamentale. Ci ha aiutato molto nella gestione delle azioni, la nostra sceneggiatura, trattando di un rapimento, comunque voleva essere un po' di azione, cioè voleva essere comunque un po' movimentata, e lui ci ha aiutato nel dirigere meglio queste azioni e soprattutto nel snellirle un po'. E quello che abbiamo notato è che avevamo gli stessi dubbi di Massimo, e quindi questo ci ha dato anche una gran forza per andare avanti e sviluppare meglio la sceneggiatura. Allora, grazie di questo primo giro. Mentre parlavate, io qualche appunto me lo sono preso, mi sono in mente delle cose sulle quali magari sarebbe interessante soffermarsi con voi. Se Antonello non ha qualcosa da aggiungere, io vado già a leggere i miei appunti. No, volevo solo dire una cosa, ecco. Che le 9 sceneggiature che abbiamo selezionato e che poi ci siamo scambiati, abbiamo letto, ognuno di noi ne ha scelte 3, poi però le ha fatte leggere agli altri per vedere se condividevano la scelta, anche perché c'erano dei dubbi su altre che poi sono state escluse dalla rosa, però dopo una prima selezione qualcuno ne aveva scelte di più di 3, quindi no. Le 9 finaliste, le 9 selezionate andavano già tutte bene così, cioè tu dicevi che Silvia ti ha detto che non c'era niente da cambiare, ma in generale tutte potevano arrivare in finale così. Se fossero arrivate queste 9 sceneggiature l'anno scorso in finale avremmo fatto salti di gioia, no? Senza le revisioni finali. Quello che è stato fatto è stato un di più, un cercare, se vuoi, a volte di correggere un dettaglio, correggere, suggerire una correzione di un dettaglio, oppure anche solo una formattazione delle scene, un'aggiunta, una chiusura, un qualcosa che poi andava a migliorare un lavoro che già di partenza era buono. Questo almeno così volevo sottolinearlo. Beh, forse Antonello fa anche un po' la parte del, come dire, si ritrae un po', eccetera. Io credo che per quello che ho letto, senza voler naturalmente togliere nulla a nessuno, ma credo che ci sia stato comunque un intervento, non dico massiccio, ma comunque evidente, dai. A volte basta. Sì, però io la metterei anche in questi termini qua, che già il fatto stesso di sapersi, come dire, giudicati in tempi diversi vi pone anche nella necessità di far vedere che qualcosa è stato fatto nel frattempo, altrimenti uno dice, beh, se ti presento la stessa cosa del mese scorso, e quindi già questo li ha messi in qualche maniera sotto giudizio e sotto una lente, insomma, che li ha fatti concentrare di più, immagino, ecco. Al di là poi del fatto che giustamente i soggetti erano interessanti, siete riusciti a portarli avanti bene. E mentre parlavate mi sono in mente alcune cose, alcune rimandano un po' anche a altre edizioni del festival, altre mi sono in mente proprio legate a questa edizione in particolare.
Per esempio, molti di loro hanno evidenziato come sono stati aiutati da voi sceneggiatori a definire meglio il personaggio protagonista. Ecco, io credo che anche per noi, la giuria, come dire, finale, è stato, come dire, un elemento sul quale ci siamo molto basati, perché la frase di Sonego sostanzialmente, a nostro avviso, voleva anche significare: datemi un essere umano di questo tipo e mettetelo in azione nel mondo di oggi, no? Per cui ecco che a noi sembrava utile e interessante avere, come dire, un protagonista che fosse tale, che emergesse pur in poche pagine, con poche battute e con pochi elementi che potevano caratterizzarlo. E devo dire che nella maggior parte dei casi che abbiamo qui questa sera, secondo noi questa cosa è emersa, è venuta fuori bene. E poi un altro elemento ancora, mentre parlavano loro, mi ha fatto ricordare anche poi il nostro lavoro, cioè essere aiutati a costruire meglio i dialoghi, no? Mi sono meglio di tu che dicevi appunto che ti hai aiutato a dire quando un dialogo è troppo lungo o comunque le cose da tagliare, perché in effetti una delle cose che abbiamo notato anche noi è una certa capacità di costruire i dialoghi. Purtroppo, parlo di esperienze passate, mi succedeva di trovare sceneggiature in cui si iniziava immancabilmente con la parola forte, diciamo così, no? E poi i dialoghi erano in qualche maniera quasi dei a volte anche solo un bonfocchiare, no? Un sì, no, molto laconici, no? Che può anche starci, per carità, però a volte sembrava quasi che ci fosse questa difficoltà proprio nel creare i personaggi attraverso quello che dicevano. E quest'anno devo dire che invece questa impressione non c'è stata, anzi, dialoghi in alcuni casi veramente ben costruiti, originali, interessanti e pur realistici. E un'altra cosa invece sulla quale vi chiederei anche una vostra riflessione, o comunque di dirci un po', toglierci anche la curiosità a noi e al pubblico che ci sta ascoltando, due considerazioni velocissime mie da quello che avete detto. Da un lato il fatto appunto che i dialoghi portano con sé anche la capacità di non costruire tutto sulla battuta o sulla battutaccia, ma anche di saper creare una comicità di situazione, no? Che man mano cresce nella scena e non è legata semplicemente alla freddura, insomma, improvvisata. E poi sul fatto che questi personaggi dovevano avere in sé proprio l'elemento della tragicommedia, cioè dovevano essere, come dicevi anche tu prima, da un lato miserabili, dall'altro, come dire, epici, no? Eroici. E quindi ecco che anche questo nei personaggi che avete descritto, secondo me, emergeva piuttosto bene. E invece la domanda che vi giro un po', magari anche può bastare una risposta anche molto secca, ma è una curiosità che ho anche rispetto alle precedenti edizioni e che mi ha fatto venire in mente direttamente tu proprio come primo delle risposte, è proprio quella legata al vostro background, cioè c'è chi arriva alla sceneggiatura, diciamo, quasi per caso, no? Chi invece proprio fa un percorso ben preciso e quindi degli step, delle scuole, dei master e così via, e chi ancora, come dire, buttiamola così, è un po' figlio d'arte, no? Magari in famiglia già si navigava un po' in queste acque, per cui ha sentito come naturale questa evoluzione. Ecco, allora magari anche mi era molto veloce, se avete voglia un attimo di dire come siete arrivati a scrivere, e se appunto, come diceva anche lui prima, siete un po' la prima esperienza oppure avete già fatto altre esperienze importanti, perché poi d'altronde anche una delle caratteristiche, direi, di questo premio è proprio quello di cercare di incentivare appunto i giovani sceneggiatori, no? E in ogni caso voleva essere, come già ci dicevamo anche l'anno scorso, una forma di scuola. Il tutoraggio che hanno fatto questi grandi sceneggiatori, perché insomma devo dire che la terna era veramente di tutto rispetto, era anche quello appunto di voler essere un po' anche una piccola scuola a distanza rispetto a questa arte di saper scrivere per il cinema. Magari appunto possiamo fare questo secondo giro su questo argomento. Dunque, io arrivo dal fumetto, ho studiato con Matteo Casali sceneggiatura. E ho cominciato per un po' a fare graphic novel, poi ho avuto la brillante idea di andare a giro per il mondo a caso, quindi ho lasciato perdere tutto, però ho accumulato esperienza e da marzo scorso, senza un perché preciso, è stata quasi un'esigenza, e quindi sì, ho cominciato a scrivere. Sì, prima avevo cominciato a collaborare con un gruppo di filmmaker e poi è venuto spontaneo, insomma, e sì, è stata una
molto importante per me questo evento e questo scambio appunto di idee, soprattutto di suggerimenti, anche per dare un valore a un'idea che da solo è un po' difficile dare, quindi già avere un parere più ufficiale, insomma, più avvantaggiato. Io ho cominciato a scrivere l'anno scorso provando a entrare al centro sperimentale, non ci sono riuscita perché ho avuto grandi difficoltà a trasformare diciamo la mia forma di scrittura piuttosto narrativa, quindi sapevo far bene le descrizioni, mi concentravo molto sull'interiorità dei personaggi e quindi trasformare la scrittura da scrittura di un libro, di un racconto a una sceneggiatura è stato veramente una cosa per me stradifficile. Ho continuato poi quest'anno, ho iniziato a scrivere questa sceneggiatura che è stata la prima sceneggiatura, cioè il mio primo lavoro completo, da un piccolo particolare. Poi proprio da questo piccolo particolare mi è venuto in mente lo sviluppo del personaggio, come potesse agire nel mondo, insomma, tramite questo piccolo particolare. Io diciamo che scrivo per il cinema da qualche anno, non tanti, ho sempre scritto in realtà, ma per il cinema ho iniziato da pochi anni, quando poi ho iniziato io di mestiere, poi faccio, mi occupo di regia perché mi occupo di documentari, videoclip, cose di questo tipo, quindi avendo questa passione per la scrittura mi sono buttato naturalmente anche nella sceneggiatura. Qualche esperienza ce l'ho, anche se diciamo non sono proprio ancora arrivato, perché non sono arrivato. Però qualche sceneggiatura ce l'ho, adesso hanno appena finito di girare un lungometraggio che ho scritto recentemente con un altro sceneggiatore, anche qui a Sonico non è la prima volta, ma l'anno scorso ero finalista con una commedia e sono fresco del premio BAF con un lungometraggio, quindi qualcosina diciamo ho già fatto. Io nasco come attore e come spesso succede senti l'esigenza di dover scriverti qualche cosa da fare, quindi ho iniziato a scrivere 2 anni fa. Ho scritto il mio primo cortometraggio che era scritto in inglese, fu mandato al Los Angeles Film Festival e fu menzionato perché non c'era la categoria, quindi menzione e non premio, come sceneggiatura, miglior sceneggiatura noir estera. È stato girato il cortometraggio che poi è andato sia a Venezia che a Cannes, quindi comunque è stato non ha vinto niente, però comunque è stata una bella soddisfazione. E da lì ho detto ma ci può stare che magari forse potrebbe essere anche un mestiere, quindi faccio lo sceneggiatore e ho cercato un concorso che mi potesse piacere da partecipare, che fosse stimolante, questo mi ha stimolato, ecco qua. Io in realtà, come ho detto prima, non ho mai scritto niente, non faccio la sceneggiatrice, ho iniziato a collaborare con un'associazione culturale però per i costumi teatrali, perché sono stilista di moda. E quindi sono entrata un po' in quel mondo lì, se più che altro appunto per spettacoli teatrali. E insieme abbiamo girato qualche cortometraggio, ma a livello proprio amatoriale per noi, e quindi non ho mai fatto niente. E l'unica cosa è che io vedo molto visivamente le cose e mi piace tanto crearmi delle storie, però non avendo mai scritto niente rimangono sempre nella mia testa. E questa volta mi sono un po' messa in discussione, un po' sfidata, perché subito volevo trovare qualcuno che scrivesse questa storia che ho portato qui per me, perché non pensavo di essere in grado di farlo. E poi non ho trovato nessuno, impara l'arte, mettila da parte e niente, alla fine l'ho provato a fare e sono qui, però così. Sì, io, come anche la ragazza che non mi ricordo il nome, Milena, l'anno scorso ho frequentato il centro sperimentale, ho fatto tutte le selezioni, sono arrivata alla fine convintissimo di entrare e non mi hanno preso, ho fatto tutto propedeutico e cose varie,
in sceneggiatura, e ci sono rimasto abbastanza male. A parte questo, scrivo per il teatro, anche ho scritto diversi spettacoli a cui sono andato in scena, diversi corti che l'ho fatti io come regista, e non è che sia stato un grandissimo regista, però comunque mi piace molto scrivere per il teatro anche. E niente, riguardo alla scrittura per il cinema di corti, appunto sono diversi anni, 2-3 anni, io ho anche di narrativa, scrivo racconti, e sono 2-3 anni che li scrivo, e appunto forse questo qui è stato uno dei primi a avere una sua compiutezza, cioè a chiudere il cerchio della storia, e niente, basta. Dunque, la mia tragicomica esperienza da scrittore inizia in tenerissima età, a 8 anni. Inizia però stranamente nel modo migliore, con un furto, nel senso che andavo al mare con mia madre e le dissi che avevo scritto una poesia, avevo 8 anni, non era mia in realtà, era molto breve, l'avevo ricordata a memoria, però la sua reazione mi piacque talmente tanto che mi trovai un po' incasinato, ho detto adesso devo trovare delle altre, non ne conosco di simili, mi tocca scriverle, e lì ho iniziato. E poi questo dà l'idea, cioè per me la scrittura è abbastanza simile all'artigianato, anche quella enorme, quella la migliore, e di solito scrivo quasi, ho sempre scritto quasi solo narrativa, però il cinema mi è sempre piaciuto ed era un buon modo per collaborare con altri, la trovo molto servizievole come arte e secondo me è una bellissima dote. E questa storia che ho presentato nasce in realtà da un romanzo che ho scritto sullo stesso protagonista, a cui tengo molto perché per me è un po' una mistura di qualcosa di fantoziano, un po' alla Malaussène di Pennac, un po' però con una sorta di rigidità alla Buster Keaton. Quindi io gli voglio molto bene e sono contento che sia, non me l'aspettavo molto, ma sono contento che sia stata selezionata. Io invece ho studiato antropologia, continuo a studiare antropologia e fare documentari, quindi volevo cercare di capire come fosse invece di guardare la realtà e provare a ricrearla e a cercare di scrivere qualcosa per qualcuno che non fosse stato già detto ma che potesse effettivamente venire da me. È poco che mi occupo di sceneggiature, saranno 6 mesi? No. No, un anno, qualcosa del genere. Però sono sempre stato attratto dalla scrittura, che prima era un po' più descrittiva, adesso un po', diciamo, diventata creativa. La scrittura è un po' anche un'arte del rubare qualcosa, no? Alla vita, agli altri, eccetera. Prego, no. Antonello, se vuoi aggiungere qualcosa. No, io voglio fare in bocca al lupo a tutti e aspettiamo domani sera con ansia per sapere chi di loro si porterà a casa questi 2000 euro. Niente, sono contento che sono venuti tutti qua. Basta, bocca al lupo. E l'anno prossimo che faremo? Che farai? Che farò? E l'anno prossimo facciamo un'altra edizione, stiamo studiando il tema da proporre, che non so se già domani sera riusciremo a, perché vogliamo anticipare un po' i tempi per ricavare un po' di spazio in più alla fine, quindi il tema verrà lanciato molto presto, stiamo studiando la frase e stiamo vedendo se sarà il caso di apportare ancora qualche cambiamento, sempre nell'ottica di migliorare questo festival e farlo diventare sempre più bello e sempre più qualitativamente elevato, insomma. Beh, io da giuria direi che questa formula qua ci piace tanto e anzi va anche nella direzione che da qualche anno si cerca anche con Viviana eccetera di cercare di implementare, come anche dicevi tu, cioè quella qualche maniera di far diventare Lago un luogo proprio di scuola di sceneggiatura, una factory, sì. Perché in effetti con un numero tutelare come quello di Sonego direi che ci potrebbe proprio stare, eh? Ecco, e come facciamo adesso a chiudere appunto questa serata? C'è Viviana? No, non vedo più. Vabbè, allora anche da parte mia in bocca al lupo. Complimenti. Grazie a tutti, buonasera.